Come Expo Pisa siamo felicissimi di essere in questa piazza che sta esprimendo una solidarietà capace di oltrepassare tutti i confini che ci vogliono imporre. Quando ci dicono aiutiamoli a casa loro, quando ci dicono di aiutare il prossimo perché sia bianco e nato entro i confini della nostra nazione, ci dicono semplicemente che al di là dei confini nazionali si può morire nell'indifferenza generale. Oggi questa moltitudine si sta esprimendo, sta tagliando i loro confini attraverso l'arma più forte che abbiamo, la solidarietà. Continuiamo ad aprire brecce insieme a tutte e tutti i migranti obbligati a lasciare la propria terra, dove hanno praticato quotidianamente femminismo, ecologismo ed anticapitalismo. Un esercizio per noi fondamentale, dato che prova la possibilità e la necessità di vivere un tipo di vita diversa, oltre il patriarcato, lo sfruttamento della terra e degli esseri umani. La risposta degli Stati a questa breccia si è manifestata attraverso quel silenzio assordante, da cui deriva la non volontà di rispondere ad un attacco ad una popolazione e di respingere le richieste d'asilo, sotto le minacce di Erdogan di far attraversare all'interno della fortezza Europa milioni di migranti. Quello che sta succedendo in Rojava è un vero e proprio genocidio, il cui fine è quello di spopolare territori per farli diventare dei campi profughi a cielo aperto, al fine di ricevere altri miliardi dall'Unione Europea. Dal nostro campo non ci resta che essere solidali, di far sentire la nostra voce, di sollevarci contro questa violenta repressione. Non ci resta che bloccare e continuare a occupare le piazze, tutti i giorni e quando ci è possibile. Per questo rilanciamo la data nazionale del 26 ottobre a Milano, nel corteo che vedrà coinvolte molte realtà del nord e del centro Italia, perché si deve moltiplicare la solidarietà.
antifascista e come anarchico. Lui ha scelto da che parte stare, con quelli che sono i più piccoli, quelli più in difficoltà, ma quelli che avevano un progetto, e si è schierato al di là dei confini, quei confini che continuano questi governi a parlarci, dei confini, noi, voi, loro. Lorenzo ha scelto di stare con quelli che sentiva più vicini al suo cuore e vicini alla sua testa, quelli che portavano avanti l'antifascismo, il popolo curdo, gli arabi, quelli che vivono in Rojava e che hanno messo in pratica la rivoluzione del Rojava. Noi siamo molto tristi per la situazione che c'è attualmente, siamo veramente arrabbiati. La guerra poteva essere impedita. Lorenzo tante volte ci ha parlato della situazione ed era veramente risaputo, lo sapevano, dicevano quando gli americani si ritireranno, i turchi attaccheranno. L'avevamo visto a Afrin e i governanti non si sono mossi. Ecco, da allora però penso che la gente è più sensibile, voi ci siete di più, tanti si sono avvicinati alla rivoluzione del Rojava, la conoscono, la apprezzano, e quindi è il momento veramente di imporre, di chiedere ai nostri governanti, all'Europa e tutto, di fare qualcosa di concreto. Scendiamo in piazza, manifestiamo la nostra solidarietà, chiediamo, imponiamo. È la nostra lotta quella del Rojava, non è la lotta dei curdi. Anche noi abbiamo le stesse istanze, le stesse problemi, le stesse cose da realizzare. Via il capitalismo, via il fascismo, un mondo più giusto, più equo, una differenza tra le persone veramente sia una ricchezza e non una discriminazione. La donna, tutte quelle lotte che loro fanno sono le nostre lotte. Quindi questa lotta è la nostra lotta, lottiamo quindi anche noi, scegliamo, mettiamoci dalla parte giusta, non ci fermiamo oggi, continuiamo a parlarne, continuiamo a chiedere, a gridare, a farci sentire, continuiamo perché ogni tempesta comincia da una singola goccia e cerchiamo di essere noi questa goccia. Bravo Alessandro! Viva Ocalan e abbasso Erdogan! Viva gli EPG e gli EPG, forza avanti. Decenni dalle montagne in Turchia con il PKK fino al nord-est della Siria, in Rojava, con le formazioni delle YPG e delle YPG. La loro è una lotta per una società più giusta, per l'autodeterminazione del loro popolo e che richiede a gran voce la liberazione del loro leader, Ocalan, ormai da diversi anni in carcere e in isolamento. Come studenti universitari cresciuti in questo ventunesimo secolo, le esperienze rivoluzionarie del secolo scorso ci sono sempre state presentate come stantie, come logore, come il retaggio di una retorica passata, di sconfitte. Si pensi all'Unione Sovietica, si pensi alle grandi mobilitazioni di massa, si pensi alle rivoluzioni tante del secolo scorso. E invece
La rivoluzione in Rojava sta lì a dimostrarci come ancora oggi, nel XXI secolo, la rivoluzione non solo è possibile, ma è necessaria. Una rivoluzione armi in pugno che solamente combattendo potrà sconfiggere il gioco del capitalismo e del patriarcato. E per questo, oltre alla solidarietà internazionale, è nostro dovere ed è necessario portare avanti ogni giorno le nostre lotte in università, nelle scuole, nelle piazze, nei posti di lavoro, perché la nostra lotta è una sola con quella curda ed è una lotta contro il capitalismo, contro questa società che sfrutta e divide. E per questo dobbiamo lottare per una rivoluzione che sarà solamente internazionalista, femminista e anticapitalista. Federalismo della Siria del Nord e dell'Est hanno lanciato un appello a tutte le accademie, a tutte le università del mondo affinché la cultura prenda parola, prenda posizione e si schieri al fianco di quello che sta avvenendo e si schieri a difesa di quello che è il confederalismo democratico della Siria del Nord e dell'Est. Anche la CRUI, a notizia di oggi, ha deciso che quello che sta avvenendo è una vergogna e si è esposta, si è espressa, per meglio dire, contro questa guerra. A noi un'espressione del genere fa molto piacere, ma non è abbastanza. L'Università di Firenze da anni collabora con la Leonardo Finmeccanica, la fabbrica che di fatto produce e vende gli aerei e le armi da guerra che trucidano i popoli della Siria del Nord e dell'Est. Per questo motivo abbiamo deciso che questi accordi devono essere immediatamente e in maniera retroattiva interrotti e che ogni studente, ogni studentessa non può più accettare in silenzio di partecipare e di essere utilizzato tramite laboratori di ingegneria per massacrare popolazioni intere. Per questo motivo martedì alle 9 di mattina ci troveremo di fronte al Senato accademico per dichiarare e per esigere che l'Università di Firenze non solo prenda una posizione teorica, ma inizi ad agire e a impedire questi accordi vergognosi. Vogliamo che la nostra università non ospiti più una fabbrica che fa soldi producendo morte. Vogliamo che la nostra università la smetta. Scienza con tante belle parole e inizi a mettere in campo dei fatti. Tutte le università, tutti i luoghi di cultura devono iniziare a attivarsi e a bloccare qualsiasi forma di accordo e di finanziamento a chi produce morte. E l'Italia e l'Europa non devono essere da meno. Basta belle parole, vogliamo i fatti, vogliamo le azioni, vogliamo una no-fly zone, vogliamo i blocchi con tutto ciò che finanzia la Turchia, lo stato di Erdogan, del dittatore, e vogliamo che l'Italia non sia
contro l'attacco di Erdogan a Rojava, contro il massacro di civili curdi da parte delle forze armate turche. Oggi siamo venuti in corteo anche noi studenti dei licei, perché consapevoli che questa situazione non può e non deve continuare. Ci stiamo mobilitando e in particolare vogliamo fare più informazione possibile su ciò che accade. Alcuni ragazzi di liceo Galileo, pochi giorni fa, hanno addirittura usato attaccare in giro per la scuola foto degli errori perpetuati dalle milizie turche con un comunicato che parla della situazione attuale in Kurdistan. Hanno osato farlo per informare anche loro coetanei delle atrocità di cui il nostro paese, che fornisce armi alla Turchia, è complice. Hanno osato e al liceo Galileo hanno ricevuto in risposta la rimozione di questi testi e la convocazione della preside. Il motivo? Parlavamo di un argomento troppo politicizzato perché gli studenti ne potessero parlare a scuola. Questa per noi è repressione, è la censura portata avanti nelle scuole italiane nei confronti della situazione curda. Silenzio e censura nelle scuole, nelle notizie dei media, giornali e telegiornali. È questo che vogliono per noi, tenerci buoni ignoranti, senza poter parlare di attualità, mentre in Kurdistan i nostri coetanei vengono massacrati con armi fabbricate dal nostro paese. Noi non ci stiamo, noi continueremo a parlare, noi continueremo a lottare contro i vostri interessi, contro la vostra scuola di silenzio e censura, la nostra sarà sempre latte e cultura! Siamo profondamente convinti che l'esperimento della Rojava, della Siria del Nord, from the start of the war, Erdogan has financed, armed, and supported ISIS. Now, with this attack, he's opening the doors through Turkey to ISIS to come back and spread terror in the Middle East and here as well. So today, we're here to say stop to this. We're here to make some precise requirements to the government. We want a no-fly zone for Turkey. We want all the international community to stop arming Turkey. We want them to stop having economic agreements with Turkey. We need to isolate this fascist government and to support the democratic resistance of Rojava. Yeah.
fascista Erdogan ha l'obiettivo di indebolire il movimento curdo in Siria come in Turchia, conquistare posizioni e recuperare il consenso interno. La guerra ricompatta il fronte nazionalista turco, individuando ancora nel PKK, nel movimento curdo di liberazione, sia in Turchia che in Rojava, il nemico da combattere. Le responsabilità politiche e militari, oltre che nel regime turco, vanno cercate nelle politiche imperialiste delle potenze regionali, che rischiano di scatenare ancora una volta pericolosi scenari di guerra, generare nuove migrazioni di profughi in fuga e continuare a mantenere tutto il Medio Oriente in situazione di conflitto. Da una parte gli Stati Uniti, che una volta ritenuto sconfitto milioni di compagni e compagne che vedono nella lotta del loro movimento di liberazione, nelle sue prospettive popolare, ecologista, antivessista e di convivenza tra i popoli e religioni, un concreto tentativo di affermazione rivoluzionaria in un contesto di estrema debolezza dei movimenti di tutto il mondo. Per questo oggi da tutta la Toscana siamo qui a Firenze, città del compagno Orso de Cochère. Siamo già scesi in piazza e tante altre iniziative sono in corso, tra cui il presidio importantissimo che c'è stato ieri davanti alla Leonardo Finmeccanica, perché pensiamo che bisogna partire da noi, da quelle che sono le nostre complicità, i finanziamenti che ancora diamo ai regimi terroristi come quelle di Erdogan. Continuiamo a vendergli le armi e tecnologie militari. Le bombe e gli elicotteri made in Italy sono quelli che ammazzano le persone attualmente nel nord della Siria. Ebbene, noi non vogliamo essere complici, non vogliamo vedere mai più niente di questo. E quindi siamo qui in piazza a protestare. Stop bombing nord in Siria! Stop bombing nord in Siria! Stop bombing nord in Siria! Stop! Solidarità!
richiediamo un'altra volta, immediatamente PKK devono levare dal lista terrorista, perché non siamo terroristi. Non siamo terroristi! Difendere pace contro fascismo non è terrorismo! Da 10 giorni che continua bombardamento sul popolo curdo! Tutto popolo, tutto etnie che vivono a Rojava. Però non è solo 10 giorni, non è solo 10 mesi, non è solo 10 anni. 100 anni che siamo sotto invasione stato turco. Da Turchia, Bakur, Bashur, Rojalan, Rojava. E tutto parte della Medio Oriente. Siamo sotto invasione barbare ottomani. Ancora mentalità dell'El-Nusra, El-Qaeda, ISIS, stato turco continuato. Dal mentalità ottomano hanno portato 21 secoli ancora. Noi diciamo no contro il fascismo, Toscana, Italia e tutta Europa, delle pace vogliono. Chi vuole democrazia? Chi vuole libertà in piazza? Chiediamo dal comune, dalla regione Toscana, da tutto, da tutte le parti, immediatamente stop armi, stop l'accordo delle armi, l'accordo dell'economia col fascismo. Chi continuerà? Studenti, studesse, università, liceo, e tutte associazioni, tutti i gruppi insieme. Oggi abbiamo fatto tempesta dal 18 marzo 2019, quando il nostro Martini Lorenzo Orsetti caduto, abbiamo promesso mamma Annalisa, mamma Alessandro, saremo tempesta contro il fascismo. Gioco che sta continuando a Rojava, ogni giorno, ogni momento, ogni ora, ancora sotto bombardamento di queste gente che vive lì, arabi, sciiti, sunniti, turbani, curdi, tutti i popoli che vivono a Rojava sotto bombardamento. Noi non accettiamo questo, noi per questo abbiamo sceso in città, per fermare armi, per fermare di d'accordo economia con Turchia. Continuiamo contro il fascismo, continuiamo perché noi siamo antifascisti. Hanno fatto d'accordo cessione di fuoco 5 giorni, perché famiglia di Trump, famiglia di Erdogan sta facendo dei d'accordi, perché loro ce l'hanno sanzione delle applicare delle attività sua famiglia. Per questo Erdogan fermato. Però El-Nusra, El-Qaeda, ISIS ancora stanno lì facendo genocidio. Noi non accettiamo questo. Non di d'accordo delle attività familiari. Devono essere concreti. Devono aspettare, devono fermare delle bombe, devono andare via dal nostro città, dal nostro territorio. Noi, come comandante Mazlum Kobani ha dichiarato, neanche un passo non facciamo indietro, perché è Rojava nostra terra. Non lasciamo i stati turchi, non lasciamo i barbari. Poco parole, dobbiamo essere tempesta, sempre dico tempesta perché abbiamo promesso te Kocher, saremo tempesta per te, per tua idea, per Rojava, per libertà, per democrazia, tutto popolo che sotto delle fa-
fascismo, sotto delle capitalisti. Noi saremmo YPG, YPG, PKK, popolo curdo. E tutto hanno promesso, finché portiamo pace, finché mandiamo ISIS, finché mandiamo mentalità di Erdogan, noi continuiamo a essere tempesta. Dobbiamo essere tempesta insieme. In Europa chiediamo a tutti insieme, devono fermare questi interessi, devono fermare gli accordi economici. Hanno messo, ora allora dico, il popolo curdo ha dichiarato, 15 anni fa ha dichiarato, io sono curdo, io sono PKK. Allora noi gente tutti siamo terroristi, allora arrestate tutti i curdi che vivono in Europa. Noi siamo PKK. Dopo 5 giorni cosa succederà non lo so, perché il bombardamento ancora continua il nostro territorio. Cosa succederà non lo so, ancora più aggressivo, più bombardamento, più armi chimiche, cosa possono usare? Però lo sappiamo una cosa, che la resistenza continuerà con YPG, YPG, PKK e internazionalisti che credono di questa comune sociale, democrazia con federalismo, hanno creduto, stanno combattendo contro il fascismo. Ringrazio internazionalisti, hanno creduto di questa democrazia, hanno creduto di democratico con federalismo, continuano a combattere contro il fascismo. Noi non dobbiamo fermare, se fermiamo noi fascismo cresce ancora di più. Allora tutti i giorni dobbiamo spiegare uno per uno, ogni persona, dobbiamo spiegare bene del fascismo, fa male. Il fascismo mangia da noi, mangia il nostro sangue. Allora noi continuiamo a essere tempesta. Grazie a voi tutti. Riuscirci unendoci in assemblee, trovando il consenso tra di noi e non la prevalenza.
negazione dell'uomo come è stato fino ad ora. Quindi distruggiamo la storia con loro e lottiamo con loro per fare i loro portano avanti anche la fermata che noi difendiamo di tutti. Se ognuno partecipa con un piccolo contributo possiamo veramente fare una grande differenza. Siamo anche qui oggi ovviamente per gridare un grosso no agli amministratori comunali, ma ben più alla comunità internazionale per questo silenzio assordante. Quindi noi ci uniamo alla comunità internazionale, a tutti i collettivi femministi che scendono in piazza, che si riuniscono, che agitano, che vogliono cambiare la sorte di questo mondo. Quindi per difendere con forza la rivoluzione e prevenire nuovi genocidi, nuovi femminicidi, muoiono donne tutti i giorni, non possiamo rimanere a guardare e leggere sui giornali lo schifo che c'è nelle nostre società. Quindi come soggettività e soprattutto come la luna di meno Firenze, chiudiamo l'appello della campagna in difesa delle Rojava e chiediamo alla comunità internazionale e ai governi di intraprendere azioni urgenti al fine di fermare immediatamente l'invasione e l'occupazione della Turchia nel nord-est della Siria. Istituire una no-fly zone per la protezione delle vite delle persone che stanno scappando e che stanno arrivando anche nelle nostre coste, non possiamo chiudere gli occhi. Prevenire ulteriori crimini di guerra e fermare la pulizia etnica che da anni e anni si combatte in questi territori. Processare tutti i crimini e i criminali. Ci sono criminali che adesso stanno uscendo dalle prigioni che costruite in questi anni dai compagni di lotta. Interrompere il commercio con la Turchia, non viaggiarci più, non comprare prodotti turchi, ricordandoci sempre però che ci sono tanti compagni turchi nella diaspora, tanti avvocati, tanti intellettuali, tanti giornalisti nelle prigioni turche che vivono poi in Europa e nel resto del mondo. Loro sono compagni come noi, lottano anche loro per la causa turca. Noi dobbiamo allearci con questi, con queste persone in tutto il mondo. Dobbiamo anche riconoscere l'amministrazione autonoma democratica, portare questo messaggio nelle scuole, dai nostri vicini di casa, parlarne, spiegare alle persone, perché come diceva il grande babbo di Orso, che qui è un esempio per tutti noi, dobbiamo portare questi messaggi in contesti lontano dal nostro, lontano dalle persone che già bene o male hanno il cuore dalla parte giusta, ma dobbiamo spiegargli per cosa stanno lottando queste persone lì. Non si tratta di una semplice guerra, si tratta di una guerra a un'idea altra di mondo, e noi siamo qui anche per questo insieme a loro. Grazie a tutti e a tutte. Brava, aiuto.
se finiva. Oggi concludiamo qui a Piazza di Stazione, però primo novembre, venerdì, giorno di festa, alle 15 a Roma c'è il corteo nazionale contro l'invasione turchi, tutto insieme essere a Roma. Oggi chiudiamo qui, come abbiamo detto, come abbiamo arrivato qui da Pisa, Livorno, Empoli, con treno è venuto, noi abbiamo portato compagni qui. Allora da qui finisce oggi giornata, però nostra solidarietà, nostro sostegno continuerà finché arriva libertà.